Tempi supplementari. 17.05, benvenuti a Tempi Supplementari. Parleremo di un evento bellissimo, la Barcolana, perché domenica 9 ottobre la 54esima edizione della storica regata velica internazionale che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste. Anzi, a proposito di Trieste, c'è chi è più fortunato di noi. Colleghiamoci subito con Trieste per farci raccontare lo spettacolo, l'atmosfera e la vigilia di questa regata. Avremo anche degli ospiti. Intanto saluto il collega Ivano Maiorella. Buon pomeriggio Ivano, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a te Giorgio e ai nostri radioascoltatori. Allora, insomma, immagino che sia un countdown insomma incessante da qui a domenica. Una bella atmosfera. Proprio così, scafi di tutte le dimensioni, dai 3-4 metri fino a barche di 15-16 metri. Siamo sulla banchina del porto di Trieste, adibita proprio alla Barcolana, che come dicevi te partirà domenica. Ma meteo Ivano, atmosferico e insomma è di mare, è una bella giornata a Trieste. Mare piatto, sole. Senza la mitica bora allora. Senza la tipica bora, che però questa notte soffiava un po' nella darsena. Anch'io sono alloggiato in una barca e devo dire verso le 4 c'era una discreta bora. Poi stamattina tempo splendido e poco vento, e qui tutti gli equipaggi stanno un po' provando le manovre di bordo, le vele e l'intesa. Infatti ci scusiamo con i radioascoltatori se sentite un po' di fondo, un po' di brusio, ma siamo proprio sulla banchina insieme. Sono gli effetti che insomma ci rendono ovviamente, non dico invidiosi della vostra posizione, ma insomma un bel pomeriggio immagino che vi apprestate a raccontarci. Hai degli ospiti, hai detto? Proprio così. Ah, bene. Siamo sulla banchina, di fronte a noi abbiamo degli scafi dai nomi altisonanti. Il Moro di Venezia è ormeggiato qui, New Zealand è ormeggiato proprio qui accanto a noi, e ai nostri microfoni abbiamo Giorgio Pisano di Ecopneus, accanto a lui lo sentiremo tra un attimo. Buonasera Pisano, grazie, buon pomeriggio. Grazie a voi, buon pomeriggio. Allora Giorgio, giornata particolare perché questa mattina Wisp ed Ecopneus hanno presentato una novità assoluta di economia circolare. Di che cosa si tratta, Giorgio? Sì, si tratta di un parabordo che è stato realizzato con la gomma riciclata da pneumatici fuori uso. Il pneumatico fuori uso ha una caratteristica elastica che permette di trasferire agli oggetti, in questo caso di un parabordo, tutte le caratteristiche chimico-fisiche che consentono di mettere in sicurezza gli approdi, quindi le banchine e i porti. Quindi le barche sono protette nel momento in cui arrivano al porto e devono ormeggiare. È un materiale appunto realizzato con è un parabordo realizzato con gomma riciclata e altri materiali, ed è totalmente riciclabile, quindi è un esempio concreto di economia circolare. Diciamo pure che Ecopneus è un esempio concreto di come un consorzio pubblico non profit si occupa da una parte di ripulire e riciclare rifiuti come i pneumatici fuori uso e dall'altra parte rimetterli per una nuova vita. Giorgio Pisano. Sì, diciamo che noi siamo il consorzio di riferimento, siamo impegnati ogni anno a raccogliere più di 200.000 tonnellate di pneumatici fuori uso, che vengono poi trasformati in granuli e polverini e vengono apprezzati soprattutto in tutte le pavimentazioni sportive. Ecco perché è la collaborazione con la Wisp. Adesso ci siamo avvicinati al mare e quindi presentiamo questi parabordi. Grazie Giorgio Pisano. Se sei d'accordo, Giorgio, ci spostiamo sull'altro ospite, Tiziano Pesce, presidente nazionale. Il presidente dell'Wisp. Grazie Pesce, grazie presidente. Grazie a voi, buon pomeriggio. Insomma, l'abbiamo lasciata al Matti per il calcio, la ritroviamo in riva al mare. Proprio così, a sottolineare veramente la valenza della nostra associazione, veramente di sport per tutti. Stiamo vivendo delle giornate straordinarie a Trieste, appunto in occasione della 54esima edizione della Barcolana.
iniziative sempre stanno bene assieme, vero? WISP e Vela, insomma, è un bel connubio. Assolutamente sì, siamo qua con il nostro settore nazionale Vela, in rappresentanza del tessuto associativo dell'intero stivale, e poi, come abbiamo sentito poco fa, appunto con questa anteprima dell'utilizzo del materiale riciclato appunto da pneumatici fuori uso anche per il mondo della vela, diciamo della nautica più in generale, dopo anni di sperimentazioni, di sviluppo di ricerca che abbiamo portato avanti appunto con il consorzio Ecopneus, perché oggi parliamo appunto di strumenti e ausili per l'attività nautica, però in questi anni siamo arrivati ad applicativi molto importanti per l'impiantistica più tradizionali, dagli impianti indoor-outdoor, quindi impianti polivalenti, dai campi di calcio, campi di radar, rugby, ma poi le piste di atletica ancora, gli impianti di basket e di tennis per arrivare al padel negli ultimi tempi, e poi ancora l'equitazione, l'attenzione anche al benessere animale. Insomma, a sottolineare come lo sport sociale, lo sport del WISP abbia anche un grande potenziale proprio per contribuire ad una crescita, ecco, sempre più consapevole ed intelligente di tutti noi cittadini sui temi della sostenibilità ambientale. E Radio 1 Sport ha il piacere ovviamente di parlare di tutte queste discipline che, insomma, a fianco del WISP ci fanno capire come non ci sia soltanto lo sport dei grandi nomi, lo sport delle competizioni in vetrina, ma che anche questo è grande sport con valenza sociale, e, insomma, ed è fatto seriamente. Grazie Presidente. Grazie a voi. E grazie sempre, naturalmente grazie a te Ivano, buon divertimento, buona barcolana, grazie per essere stati con noi, grazie a tutti. Grazie a te Giorgio, buon lavoro, buono sport.